buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, sono in macchina perché sono appena stata a portare Giorgia. Pia non è con me stamattina perché è a casa, che Maurizio questa settimana, da quello che ho capito, inizia più tardi e quindi la lascio a casa con lui, e così almeno non la devo svegliare, non le devo far prendere freddo, diciamo, almeno per questa settimana. Oggi stamattina, adesso poi vado a casa, mi cambio, poi aspetto che si sveglia, le do colazione e la vesto e andiamo da Sara. Volevo dare anche una pulita alla macchina perché c'è di tutto ovunque, però diciamo che adesso fa un pochettino freddo, quindi probabilmente lo farò, perché volevo anche introdurlo, diciamo, nel video delle pulizie, perché comunque è una pulizia anche questa, e volevo farlo magari quando fa un po' più caldino, perché adesso sinceramente fa un pochettino freschetto. Che poi in realtà mi bastano due borse, due sacchetti. In una borsa ci metto tutte le cose da portare su che non sono da buttare, che magari si lasciano qui e poi ci si dimentica, e nell'altra invece ci va la spazzatura, magari mascherine usate tipo questa, che poi te la levi, la lasci lì da buttare, oppure magari i volantini che ogni tanto prendo io, poi mi dimentico, scadono, e quindi basta questo. E poi vabbè, ci sarebbe da levare tutti i sedili, quelli dietro, e passare bene la moquette con l'aspirapolvere, però appunto quello lì e volevo farlo poi magari sabato, che ci sono anche i bambini, non so, adesso li metto. Questa prima parte di pulizia la posso fare anche oggi, nel senso che tanto appunto mi bastano due borse, e poi nella borsa dove butto la spazzatura ovviamente poi vado a dividere la spazzatura, quindi la carta con la carta e la plastica con la plastica e le mascherine nell'indifferenziata. Devo essere sincera su questa cosa delle mascherine, io sono veramente molto triste, nel senso che queste qui chirurgiche sono secondo me uno spreco, nel senso che potendola usare solo una volta e dovendole buttare, cioè tutto questo per non inquinare, fare brigare, va un po' a perdersi, perché devi buttarne via 100 ogni volta. Fate conto, noi, loro vanno a scuola tutti i giorni e sono 5 mascherine al giorno da buttare via. Adesso oggi Giorgia se ne è messa una di stoffa, di quelle che ci ha mandato quella ragazza, però se no cioè veramente è triste buttarli via così, però vabbè, dobbiamo fare così e faremo così. Io magari una la tengo anche per più tempo, perché a meno che non vada a fare la spesa, non sto fuori tanto, in genere non è che la tengo tantissimo, non è che sono sempre lì a fare cose, quindi e quindi niente. Adesso sono arrivata a casa, vado a fare queste due cose, prendo le borse che mi servono, e così prima di andare da Sara le do una pulita alla macchina, così generale come vi dicevo, perché è inguardabile soprattutto nella parte qui davanti, e niente, vado a prendere Pia, la vesto e le do colazione. Oggi pomeriggio poi devo portare Sabrina al controllo dal dermatologo per le unghie, quindi volevo appunto portarvi con noi per vedere cosa ci dice, come andrà, se dovrà mettere ancora questa crema che sta mettendo, se sta avendo degli effetti, se dobbiamo cambiare cura, vediamo. Quindi adesso vado, se no non finisco più, e poi devo andare da Sara, non è che ci posso andare a mezzogiorno, sono le 8. Alle 9 vorrei essere da sola.
ci pranti in macchina per andare da Sara. Devo trovare le chiavi della macchina, se no non andiamo da nessuna parte. Pensavo di averle nella tasca e invece non ci sono. Bene, direi. Eccole qui. Diciamo che allora, volevo essere nella sala per le 9, sono le 9 e un quarto, non si vede perché si è spenta. Vabbè. Comunque, sono le 9 e un quarto, quindi. Ma perché mi sono fermata un attimo a dare una pulita alla macchina? Così generale, non è che è pulita. Però almeno ho levato la roba da sopra il cruscotto che mi dà i nervi. E poi mi sono truccata, anche se in realtà questo colore non so se mi piace tanto perché sembra che mi hanno tirato due pugni negli occhi. Però vabbè. E mi sono messa un po' di quello, poi ho da fare per le labbra, ma se non devo uscire. Poi tanto con la mascherina, anche se dovessi uscire, tanto non si vede. Giusto da giapponese si era visto. Comunque, sto andando, stiamo andando. Bambini sono tutti a scuola, speriamo che nessuno ci chiama per essere per andarlo a prendere. Che la devo accompagnare a fare una commissione sentito mia sorella, adesso che è diventata capogruppo ho qualche responsabilità in più, quindi cioè non so se in realtà sarà proprio libera come era prima, ecco, insomma. Un pochettino più di impegnativo lo sarà al lavoro, no? Un pochettino di più, quindi. Va, tanto. Quando la patente la regalano, succedono queste cose qua. Che si fermano per girare in mezzo alla rotonda. Che c'è il semaforo sul ponte perché lo stanno aggiustando e quindi quando c'è tanta coda ci mettiamo sempre tutti di lato in modo che chi fa la rotonda per andare da un'altra parte abbia lo spazio per passare. Invece questo qua col camione è rimasto in mezzo, quindi non si poteva passare. Stamattina vado da Sara, sono felicissima perché era tanto che non ci vediamo. E sì, lo so che devo passare a fare gasolio. Adesso mi fermo un attimo al distributore a fare gasolio, se no non vado da nessuna parte. E niente, poi andiamo. Così almeno passiamo un po' di tempo assieme. E per stamattina i lavori stanno fermi di dove sono. Tanto la cucina è in ordine. Nella sala, dovendo lasciare i cani in cucina, sposto sempre tutto in sala, quello che ho in cucina, in modo che non possano fare guai, tipo il bidone nella spazzatura, perché Oggy lo vanno a rigirare, Oggy e Olivia, e lo sbattono in terra. E quindi, niente, sono arrivata al benzinaio. Aspettate perché devo tornare indietro. C'è scritto fuori servizio nella macchinetta per fare gasolio. Sapete quella dove si mettono i soldi? Quindi devo tornare indietro, girare e andare qui. Qui faccio gasolio.
Ops. Ho schiacciato un bottone per sbaglio. Vedi, vedi. Ho schiacciato. Quattro. Voi quanto costa il diesel? Qui è sta 1,38 praticamente. Piano è stato qui il giochino. E niente, adesso vado a casa, che poi così almeno metto a scaldare l'acqua per la pasta, che tra poco arrivano i bambini. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo parlato di tantissime cose. La pasta con la carbonara non mi è ancora arrivata il piano alimentare della nutrizionista, anche perché come vi ho detto appena arriva lo guarderemo insieme. E niente, poi prossimamente penso che dovremo fare una spesa e comprare una stampante di quella wifi, che così si può stampare anche dal telefono, perché se no devo andare per forza fino da Luisa. Adesso questa che ho è una stampante normale e non avendo al momento, cioè il computer ce l'abbiamo un po' scrauso perché è mio, vecchissimo, però più o meno va. Adesso vediamo, adesso servirà ai bambini, perché domani pomeriggio Gabriele fa la lezione online di francese, perché in quinta elementare gli ultimi mesi, così diciamo, di scuola, quindi da marzo a giugno, fanno il francese anche. E invece Sabrina l'anno scorso l'avevamo iscritta a un corso, che veramente mi ricordavo che avevo iscritto anche Gabriele, però a loro non risulta. Ho iscritto Sabrina e praticamente un corso di computer, e quindi devo appunto, devono collegarsi.
Gabriele solamente così online e poi scrive su un quaderno. Non so come faranno a farlo sinceramente così in didattica a distanza, perché francese già è difficile se sei lì così che non vedi quello che scrive ma lo senti solamente. Speriamo vada tutto bene. Sabrina invece deve avere qualcosa con cui collegarsi, ma guarda che mi è venuto rosso sto stronzo maledetto. Lo fanno apposta per farti la multa. E invece quello poi invece quello di Sabine deve avere appunto una cosa per collegarsi, è una cosa per usare poi una specie di applicazione su un altro telefono. Anche lì servirebbe il computer. Adesso volevo provare a vedere se ce la facevamo col computer che ho per collegarsi, così il telefono lo usa per su questa applicazione. Non so neanche io in realtà se no se usare direttamente solo il computer, tanto si possono aprire più pagine e quindi vediamo. Però è un computer vecchio, non so se tipo va a manovella o... E poi infatti adesso poi a marzo porteremo ad aggiustare assolutamente il computer di Giorgia, così almeno uno lo abbiamo. E per il computer di Manuel purtroppo ho smarrito, io non so. Ho ancora una possibilità, adesso provo a cercarlo ancora una volta, lo scontrino del computer, se lo troviamo bene perché è in garanzia, vediamo se ce lo aggiustano così, perché altrimenti devo per forza farlo aggiustare. Cosa devo fare? Prima vedo quanto costa, perché però è nuovo praticamente. Comunque li facciamo aggiustare. Poi praticamente chiedendo, cioè non so se sapete che si fa una domanda verso maggio dove praticamente si chiedono, è aperto a tutti e si chiedono i soldi per i libri. Se ti vengono dati hai soldi per comprare libri, per il pulmino. E puoi usarli per qualsiasi cosa. Se vanno in scuole dove la rete è molto alta si può anche chiedere l'aiuto praticamente per pagare la retta invece che i libri. E quindi facendo questa domanda qua possiamo poi prendere il computer a Gabriele, perché visto la situazione in cui siamo, mettiamo una didattica a distanza che possa tornare, o comunque l'era in cui siamo è prettamente saper usare il computer eccetera eccetera, volevo appunto prenderglielo anche a lui, così poi ne avrà uno Giorgia che è suo, uno Manuel che è suo e uno Gabriele. In realtà quello di Giorgia era quello che usavano inizialmente Manuel e Giorgia, e da cui Manuel poi dovrà levare il suo account, ma tanto è lì, non è che dà fastidio, e dove c'è anche il mio, perché il mio computer appunto è un po' vecchio, quindi è un po' così. Funziona, per farlo scaldare bisogna accenderlo tipo mezz'ora prima, però. Infatti per domani dovrò accenderlo prima se voglio che usa quello lì, Sabrina, se no non va da nessuna parte. E buon, quindi ci sono due o tre queste cosine qua un pochettino più da valutare. Per quanto riguarda i lavori, come ne parlavo anche con Sara, dovranno subire dei cambiamenti perché... Purtroppo ci si è presentata davanti una situazione un po' complicata che riguarda il lavoro di Maurizio, di conseguenza dobbiamo fare un passo indietro e cercare di risolvere,
di capire, cioè, non possiamo più fare tutto quello che vi avevo detto, anche adesso che le cose erano veramente poche, ma dobbiamo limitarci a fare poche cose. E quindi adesso vediamo un attimo. Comunque vi terrò sempre aggiornati. Per il momento c'è un grosso punto interrogativo, a parte smuffare così come stiamo facendo adesso, pulendo. Poi bisognerà passare un prodotto apposta per la muffa e poi praticamente bisogna vediamo se riusciamo, bisognerà sostituire la stufa pellet. Di sopra e poi vediamo un attimino come si mettono le cose. Purtroppo i lavori dovranno subiranno dei ritardi, dovremo cambiare i nostri piani perché la vita va così, non è sempre semplice. Un conto è dire che devi fare le cose e un conto poi è riuscire a farle. Le finestre finora andavano bene, non avevano problemi, adesso iniziano a, comunque sono di legno, a dare problemi e bisogna cambiarle, ma se non si può non è che si possono cambiare lo stesso. Quindi vediamo un attimino, comunque come vi dicevo vi tengo aggiornati. Sono arrivata a casa, anzi siamo, secondo me Pia si è addormentata, ve lo dico adesso che parcheggio. E niente, prendo i bambini e poi prepariamo da mangiare. È arrivata della posta. Sì, Pia dorme. Beh, ottimo direi. Adesso vado a vedere un attimo cos'è arrivato. Non riesco io. Ok. Oh mamma.
mi sta buggando tutto, aiuto. E quelle lì sono? Anzi, ora anche tu vai. Quelle che piacciono tanto alla mamma, lei no? Ce l'hai la Switch, no? Vuole. Dov'è? Gabriele, non gridare. È un abuso. Gabriele, non gridare. Cos'è scritto? No, cosa? No, cicciole. Cancella e corre. Cosa? Sento la voce di Mattiafa. Dai, 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 dai. Basta, andare. Vogliamo di basta. Anni Ross. No, basta. Tu sai che stanno dormendo. Io so dove sono tutti. Giacomo. Io so dove sono tutte le case. Ti dico perché? Giulia. Una è qua. L'ho trovata. E Giulita. Oh, è qua. Ma io ho attivato una cosa che se la dà. No, leggi bene. Hai attivato gli effetti sonori? Vanno sulla giasta. E gira, gira. Cancella bene. Che si vede ancora la riga. Ok. Ma non c'è già uno colpo. E poi il viaggio giù. Oh, va, grazie. Questo per il nabbo. Ora no, che fai tu? Scrivi bene, eh? Oh, mi fai schifo. Senti, guarda che domani vuole bosio ormai. Allora, sto preparando la cena, come avete visto ho aiutato già a fare i compiti, Gabriele li aveva già fatti, mentre io ho portato Sabrina dal dermatologo, tanto questo vlog durerà anche domani, quindi poi domani mattina vi racconterò le novità che ci sono e anche le novità di Sabrina per quanto riguarda le sue unghie. Ho preparato dei funghi. Semplicemente con quelli freschi che ho preso al Lidl, scusate un attimo, li ho praticamente messi in padella, quelli che avevo comprato già tagliati, un goccino d'olio sul fondo, un goccino di sale, un goccino di dado granulare. Non gridare, buongiorno. Buongiorno. E poi quando erano quasi cotti, praticamente a fine cottura, sono andata a mettere un mezzo cucchiaio di farina di Gabriele senza glutine e poi 2-3 cucchiai di latte. È venuta questa cremina, sono buonissimi. Poi sto preparando le melanzane grigliate e qui le uova sode e per me invece andrò a farmi cuocere l'hamburger vegetariano che ho avanzato ieri e poi c'è anche tonno e fagioli. Quindi diciamo che abbiamo una cenetta molto molto buona. E i funghi sono per chi non piacciono le melanzane, cioè io. E le melanzane sono per quelli a cui non piacciono i funghi, cioè gli altri. Comunque niente, ho ancora un pezzo di melanzana da far grigliare. Adesso vado a finire, inizio a portare quello che è già pronto in tavola, così almeno iniziano a mangiare. Buon appetito! Giada, che non mangia né le melanzane né i funghi, ci sono dei broccoli avanzati di pranzo. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, cioè no, sto dicendo in questo nuovo giorno. Allora, stamattina, vabbè, ho già i capelli che sembrano squilibrata perché sono da lavare. Maurizio ha portato a scuola Giorgia, io e Pia non siamo uscite e adesso mi accingo a fare appunto i letti e niente, faccio due pulizie e poi c'è da andare avanti appunto, dovevo dare una pulita, una riordinata qui nelle camere e poi dovrò fare anche di sotto. Siamo solo io e Pia stamattina, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, mi vedete qui perché ho appena finito di allattare Pia che si è addormentata, aveva sonno e quindi mi sono dovuta fermare per occuparmi di lei. Adesso scendo a fare la plin plin e poi finisco di sistemare la camera dei bambini. Non ho fatto video mentre la sistemavo, ma la vedrete, cioè vedrete poi solamente
il risultato finale con i letti fatti perché c'era un po' di casino e poi stavo guardando i video che ho perso durante questi giorni un po' intensi per me, dove non avevo tempo di guardare video degli altri, però mi piace sempre tanto guardare video di Deborah, tipo, oppure di Nicole, o di Katia Emanuel, che finalmente sono arrivati a 1000 iscritti e sono molto felice per loro, quindi piano piano, mentre faccio i lavori, mi ascolto più che altro praticamente i video, però tanto mi tengono compagnia. E niente, adesso lascio lei qui e io vado a fare bling bling e finisco. C'è Pia che fa un po' di rogne. La roba che vedete sui letti è la roba pulita, piegata, che si devono mettere a posto. E adesso andiamo giù. Allora, superata la crisi di Pia e tutto quanto, sono riuscita a finire la camera dei bambini e basta. C'è camera nostra che sembra che ci è passato dentro un uragano. Non sono riuscita a fare lavatrici, non sono riuscita a fare asciugatrici. Quindi questa è la situazione di oggi. Ho fatto per pranzo questo passato di carota che avevo preso all'Lidl, questo qui della Knorr, patate e carote. Poi lì c'è la pasta e fagioli, sempre della Knorr, che avevo sempre preso all'Lidl, questo. E qui c'è il minestrone che avevo sempre preso all'Lidl, fatto nella busta così. Noi andremo a metterci assieme questo. Queste cose qui Gabriele non le può mangiare, quindi lui mangerà un'altra cosa, che adesso decideremo assieme, perché questa roba qui è tutta che potrebbe contenere tracce di glutine, quindi non gliela faccio mangiare assolutamente. Pasta e fagioli alla pasta, perciò assolutamente no. E intanto sto cercando una ricetta, adesso cercherò una ricetta su internet per andare a fare il miglio decorticato, così guardo se ho della roba o se devo comprarne dell'altra, così iniziamo a far andare un po' di cereali che ho chiusi nell'armadio lì da decenni. No, da decenni no, però. E niente, quindi questo qui è il nostro pranzo. Gabriele penso gli farò degli hamburger, c'è ancora dell'affettato e poi, se non sbaglio, c'è dell'insalata. Quindi questo. Eccomi qui, sono le... Adesso ve lo dico. 5, che 7? Non riesco a farvelo vedere, ecco. 16:59. Non ho registrato più perché i bambini, cioè Sabrina e Gabriele, hanno fatto Sabrina il corso APAS di computer e Gabriele invece la lezione di francese in preparazione poi alle medie. E niente, io ho messo un pochettino a posto di sopra in camera nostra. Quindi stamattina ho messo a posto la camera dei bambini. Oggi pomeriggio ho sistemato il letto di Pia che c'era nella roba, abbiamo sistemato l'armadio di Giada, ho fatto il mio letto, ho dovuto cambiare i piumoni. E niente, quindi abbiamo sistemato un po'. E non lo vedrete neanche nel video delle pulizie perché Gabriele stava usando il mio telefono e quindi non potevo registrare, perciò non lo vedrete, ma vabbè. E adesso ho finito da poco, di guardare il video di Katia Manuel, dove praticamente Katia raccontava che Manuel è in ospedale e che ci resterà per un po'. E mi dispiace veramente tantissimo perché non è bello andare in ospedale in questo periodo. Non è bello andare in ospedale sempre, in questo periodo ancora meno, col fatto che comunque le persone non ti possono neanche venire a trovare e quindi... E poi non deve essere facile, ecco, stare così distanti. Quindi mando un grosso abbraccio a Katia Emanuele, ragazzi, vedrete che tutto andrà bene, forza. E poi volevo anche raccontarvi...
del fatto dei lavori. Volevo darvi un aggiornamento perché ci sono dei problemi, non gravissimi, ma comunque dei problemi con il lavoro di Maurizio, dei cambiamenti, e quindi abbiamo dovuto riformulare tutto quello che volevamo fare. E quindi infatti, cioè, praticamente andremo proprio a terra terra, e quindi cambiamo solo le finestre, che sono da cambiare assolutamente, e poi le stufe a pellet facciamo controllare queste che abbiamo, se riusciamo ad aggiustarle, che non ci ballano tanti soldi, perché cambiare due stufe, prenderle nuove, ci vanno almeno 2000 euro. Invece magari se per farle aggiustare ce ne bastano 600, beh, cioè, la differenza si sente. E quindi dobbiamo appunto fare queste cose, e poi vabbè, dare il bianco, ma quello lì è una cosa, cioè, semplice, nel senso che la facciamo noi. Quindi lavori. Oh, scusatemi. Oh, non so cosa mi sta prendendo. Quindi i lavori che faremo sono questi, perciò cambiare le finestre, bianco nelle stanze, che però ci vorrà ancora un po'. Per adesso leveremo solo la muffa, così, con la candeggina, in modo da pulire il muro. Poi faremo un trattamento antimuffa, che cercherò di farmi consigliare da qualcuno, in modo da fare qualcosa magari che funziona veramente. E poi e poi appunto daremo il bianco, e poi faremo controllare le stufe. Anche perché vi dico le stufe? Perché quella di sopra, già vi ricordate, vi ho detto non funzionava, stiamo andando con le stufette elettriche. Quella di sotto, che fino a 3 giorni fa funzionava, non funziona più. Niente, non si accende. Siccome c'era la scheda già mezza bruciata, probabilmente è partita completamente, la stufa non si accende più. Per fortuna, il freddo pesantissimo sembra essere finito, quindi cerchiamo di fare quel che possiamo, e quindi le faremo poi aggiustare, e per quest'anno che verrà, cioè, diciamo per l'inverno che verrà, cercheremo di arrangiarci ancora così. L'unica cosa appunto che sistemeremo un pochettino qua e là, quindi ci sono ancora tantissime cose da fare per finire questo makeover della casa, e quindi vi porterò sempre con me, in modo che vedete i cambiamenti anche pian piano, anche perché ci saranno cambiamenti anche in camera dei ragazzi, per quanto riguarda i letti. Sara mi aveva dato una maschera del letto, quindi poi andrò a montarla in camera di cioè nel letto di Gabriele, e me ne deve dare un'altra per noi, me ne deve dare un'altra per Manuel, perché quelli sarebbero poi le maschere dei letti di Manuel e Giorgio, cioè di Manuel e Gabriele. E quindi vediamo. Altra novità, che non è solamente mia ma è di tutto il Piemonte, da lunedì sicuramente Manuel e Giorgia, quindi dalla seconda media, quindi seconda media, terza media e superiori, per quanto riguarda casa mia, Manuel e Giorgia, saranno di nuovo in didattica a distanza. E sono tra il felice e il triste, sia loro che io. Perché? Loro perché adesso erano contenti di andare a scuola, comunque stavano con i compagni, vedevano gli amici, Manuel vedeva la fidanzata, Giorgia vedeva la sua migliore amica, quindi erano felici per questo, di andare a scuola, ma sono anche felici di stare a casa, perché come tutti i ragazzi del mondo non amano svegliarsi presto la mattina. Per quanto riguarda me, sono felice perché li ho con me, e gliel'ho già detto tante volte, loro sanno che mi piace averli a casa, anche se poi certe volte litighiamo. La bambina vuole un'altra brioche. No, basta. Basta brioche, eh? Anche Gabriele te lo dice, guarda. Basta brioche, via. Vedi? Basta, hai fatto merenda, basta. Brioche. Ok? Basta, se no poi ti viene male. Cosa fai? Se no poi ti... Ah, ok. Se no poi ti viene male alla pancia, poi fai che dolore, e poi inizia a fare uè. E poi la mamma fa però se la brioche fa la nanna, e niente,
E quindi, e poi invece sono triste per loro, perché comunque finalmente li vedevo contenti. Manuel, ma sì, invece smettila tu. Ma non tu, sto parlando di Manuel e Giardia, cosa vuoi tu? Li vedevo organizzati, anche che prendevano dei bei voti, si organizzavano i compiti, studiare. Quindi mi dispiace che non vadano, perché è inutile, in didattica a distanza o ci sto io col fucile puntato e allora stanno concentrati, o se no loro fanno quello che vogliono. E ho visto che è un problema comunque generale, nel senso che anche Deborah stamattina guardava un video e anche lei dice la stessa cosa dei suoi che sono più piccoli. Ovviamente se non li sei un po' dietro, loro fanno quello che vogliono. Quindi niente, questo. Poi oggi è uscito il video con mia sorella in collaborazione, quello dei sofficini, e spero che vi siano piaciuti. È stato divertente prepararli, un po' faticoso per quanto riguarda me, perché ho dovuto fare una dose enorme, è arrivato a casa ancora Maurizio, ci ha dato una mano, però alla fine siamo riusciti a mangiare, che poi ci metti un sacco a prepararli, poi tan, in due secondi erano spariti tutti, ma va bene. Comunque, per quanto riguarda me, che l'ho detto nella ricetta, ma non tanto, ci sono piaciuti, sono venuti buonissimi, mi piacerebbe sicuramente rifarli cambiando i ripieni, perché questa volta qui ho messo dei ripieni così, diciamo, con quello che avevamo in casa, ecco. Però mi piacerebbe provare a farli tipo pomodoro e mozzarella come sono quelli comprati, oppure con i funghi. Ieri ho fatto dei funghi, erano buonissimi quei funghi. Ma che poi non ho fatto niente, era anche tutta inventata la ricetta, capito? Cioè, vabbè, le cose che invento così senza ricette sono quelle che mi vengono sempre meglio. Comunque, mi è anche arrivata il piano alimentare dalla nutrizionista, ma farò un video a parte che uscirà penso la prossima settimana, perché adesso questo vlog uscirà di venerdì e quindi poi non ci sono più giorni, quindi uscirà la prossima settimana, e in cui usciranno anche altri video che preparerò in questo weekend, così almeno vengo anche incontro a quello che mi avete chiesto. E niente, boh, adesso vado a guardare i panni di là, da fare 2 miliardi 852.000 lavatrici, e niente, però sono contenta perché una botta alle camere oggi l'ho data. Questa settimana non so se ce la facciamo, vorrei riuscire entro domenica a pulire le finestre in camera dei bambini. Non credo che lo farò domani, perché devono almeno esserci a casa i bambini, se no è un casino, io non ce la posso fare se non ci sono anche loro che mi danno una mano con Pia, perché stamattina, in tutta la mattina, sono riuscita a fare solo la camera dei bambini, ok? Che c'era un po' più del normale da fare, però veramente andava di qua, di là, correva, su, giù, destra, sinistra. Poi voleva la bubbo, su, e quindi non sono riuscita a fare niente. Vabbè, dopo questa chiacchierata mega galattica, il pranzo di oggi devo dirvi che è stato... A me non sono piaciuto... Allora, non mi piacciono quelle cose lì pronte e... Aspettate, stavo dicendo che non andrò mai più contro quello che penso e non comprerò mai più quei minestroni pronti. Pasta e fagioli devo dire che ancora si salva. E magari se uno fosse in emergenza, che non ha tempo, tutto quanto, potrebbe anche andare bene. Ma il minestrone, veramente la vellutata di carote e patate non l'ho neanche assaggiata, ma il minestrone, che schifo, mamma mia. Cioè proprio, veramente, cioè in confronto è 10 volte più buono il minestrone surgelato e buttato dentro una pentola e frullato. Cioè faceva proprio... Si sentiva che era un minestrone, cioè comprato, fatto così in busta, come la purè in busta, uguale, una schifezza. Comunque, vado a fare ancora questi due lavori
E poi noi ci aggiorniamo dopo quando preparo la cena, vi faccio vedere. È venuto un vlog lunghissimo, lì devo sempre mettere in ordine ancora così, vabbè. Volevo aggiornarvi anche su quello che ci ha detto il dermatologo per Sabrina. Praticamente ci ha dato una crema in più e dobbiamo continuare la cura. Per 20 giorni deve ancora prendere le bustine. Poi per 2 mesi deve rimettere la quella crema che ci ha dato sulle unghie, tranne che sugli alluci, dove ci ha dato un'altra crema da mettere e fasciare le dita. E ha detto che quella lì dovrebbe ammorbidirgli tanto le unghie da fargliele cadere, perché quelle degli alluci sono venute talmente tanto su che adesso sono dritte così. Cioè, immaginatevi qua, ecco qua praticamente, viene per su così. E quindi ha detto che non va assolutamente bene e che le fanno sicuramente male quando si mette le scarpe. Perciò ci ha dato questa crema così aggiuntiva solo per gli alluci. Con quella lì ci vediamo, ci sentiamo tramite WhatsApp tra 15 giorni. Quindi adesso dobbiamo prendere anche queste creme. Fate conto che, ma una se non sbaglio ce l'abbiamo, questa nuova che ci ha dato già. Le altre due costano 25 euro l'uno. Vabbè. Oh. E niente, adesso sto preparando la cena. Stasera facciamo pasta con broccoli e carne tritata. E è buon, perché purtroppo non ho legumi da metterci, perché sono tutti quelli in secchi, e quindi così, infatti un po' li odio quelli. E non c'è bisogno. E niente, io chiuderei qua il video, vi saluto e vi ricordo domani alle 21 la live. Non so ancora di che cosa sarà, forse solo così chiacchiericcia, o magari mettiamo a posto insieme la cucina, così almeno magari per un sabato sera vado a dormire con la cucina a posto. E giusto? È arrabbiata già. E quindi niente, ci vediamo domani alle 21, non mancate. E buona cena e basta. Ciao ciao. Perché non 1, 2, 3.